Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone, benvenuti in questo nono episodio di Pillars of Eternity. Allora, avevamo appena riconsegnato la quest e dobbiamo andare in locanda a riposare. Che poi andremo dentro nel tempio, come avevo detto, per fare un po' di punti esperienza e risolvere una quest che è interna al tempio. Devo ringraziare, aspettate un attimo che intanto finché riposiamo, vi dico chi. Hail, traveler. Vorrei una stanza per favore. Ok, termine dialogo. Stanza normale. Riposiamo normalmente. Allora, ringrazio. Non, fine dei giochi. Ok, vedo che mi sta seguendo su Pillars, che mi sta dando degli ottimi suggerimenti per tutte le varie problematiche, diciamo le domande che faccio su Pillars perché non mi ricordo. Ad esempio mi ha detto dove trovare, che più avanti troveremo una cacciatrice da avere il ladro. Allora, riguardo a questo, che mi ha detto di avere un personaggio nel gruppo con alta manualità, se non mi sbaglio, per ora abbiamo un 3, ma di manualità, che all'inizio direi che si può andare bene. Sì, andiamo dentro al tempio, per cui penso che per ora dovremmo cavarcela. In caso, come mi ha suggerito lui, possiamo creare un personaggio per i cavoli nostri. Vediamo se la bambina ci dice qualcosa. Non ci dice niente. Vediamo se questa è la classica anima che posso leggere. Sì, esatto. Ok, scendiamo giù dal tempio, che così facciamo un po' di combattimenti. Che anche lo scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di combattimenti, devo dire. Devo prendere meglio la mano, eh. Un sole nascente e 3 stelle del mattino, il simbolo di Otas. Ok. Non vengo qui da saranno 5 anni, forse 6. Era un gran bel posto, luminoso, caldo. Salve, chi va là? Ah, aspetta, se intendi andarci comunque ti prego. Birtam si sposta per provare a guardarti. Da passato il muro mi serve il tuo aiuto. Quando era un tempio di seguaci di Eutas e Lord Redrick ha fatto uccidere tutti i chierici che conteneva perché li riteneva colpevoli di aver provocato il lascito, fece anche sigillare il tempio perché nessuno potesse seguire. Ma è più le loro orme, ma questo significa anche che sono rimasti sepolti là sotto da allora. Eretici o no, le loro morti non fermarono il lascito, non servirono a nulla, non meritavano di morire in quel modo, uccisi nella casa del loro dio. Se riesci ad arrivare laggiù, trova i loro resti, forse potremo dar loro una degna sepoltura. Virtan sospira. Non è un compito da poco, c'è da guadagnare qualche moneta se hai bisogno di una motivazione. L'espressione cauta di Alod si addolcisce. Non avrei mai immaginato di trovare qualcuno da queste parti con ancora un briciolo di rispetto per i morti. Sono morti da un pezzo, ormai cosa importa dove sono sepolti? Deduco che non dovresti trovarti qui dentro. Beh, pensavo di entrare e uscire, una cosa rapida, non faccio male a nessuno, è solo che Lord Redick ha proibito a chiunque di avere a che fare con il dio disperso. Sarebbe un po' più difficile da dare spiegazioni a lui che non a te. È una buona causa, però vero? Realmente potresti fare qualche soldo. Prima ho qualche domanda da farti. Tu chi sei? Mi chiamo Wirtan. Ho vissuto a Valdoro abbastanza a lungo da ricordare la sua passata grandezza. Si stringe le spalle e volge lo sguardo altrove. Un tempo davo una mano nel tempio, portavo i rifornimenti. Tutto qua. Allora, Lord Redick, non darà fastidio se scriviamo laggiù. Io non glielo andrei a dire. Rimanere in questi posti non fa bene alla salute, fai presto senza farti sentire, così potremo fare qualcosa di buono
per quei chierici senza scatenare un putiferio. C'è la possibilità che là sotto ci sia qualcosa di più prezioso di qualche vecchio osso? Probabilmente sì, nessuno è stato là dentro dopo che l'hanno sigillato. Beh, a parte me. E io non ho toccato nulla. Se c'è qualcosa di prezioso è tuo, ti chiedo solo di farmi questo piacere. Già che ci sei, scusate un attimo che tiro fuori il cavo delle cuffie perché mi sono dimenticato di metterle sotto carica. Ok, non ho altre domande, li troverò per la fiamma, sono adibitore, ascolto il tempo è rimasto sigillato per molto tempo, perciò brulica di creature, se riuscirai a superarle, i chierici dovrebbero trovarsi nel piano inferiore, se non li hanno portati via, devono essere ancora lì. Quei chierici avevano un sacco di stanze segrete, interruttori nei muri, meccanismi attivati da candelieri, cose del genere, tieni gli occhi aperti e fai attenzione là sotto, non vorrei dover mandare qualcun altro per recuperare i tuoi resti. Aspetterò qui vicino alle scale e darò un'occhiata in giro. Magari intanto mi do una sistemata. E noi ci Easy muoviamo now. in modalità furtiva. Allora, cominciamo di qua. Piccolo ragno d'avorio. Massacrato praticamente. Ok, allora qua c'è la cassa qui, appunto dell'iniziato. Ah, ho già abbastanza scorte, vabbè, se mai la teniamo se dovesse servirsi alla fine. Allora, andiamo a vedere l'appunto dell'iniziato. Questa pergamena è relativamente intatta, ma l'inchiostro appare sbiadito. Si possono distinguere alcune frasi redatte con grafia precisa e attenta. I visitatori al piano delle cerimonie. La rettrice obbliga dice: attenzione persino per coloro sbagliato che ha suonato la campana grande per prima anziché per seconda. Il resto è leggibile. Ah, sì, qua c'è il coso delle campane. Ok. Dobbiamo recuperare tutti i manufatti per sapere quali campane suonare, poi capirete quando arriviamo giù. Keep an eye out. Allora, andiamo di qua. Adra, mettiamo tutto qua. Fuoco fatuo. Ok. Due fuochi fatui. Allora, aspetta che tiriamo un paio di bordate qua. Una. E una, due. Oi, 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 questi fuochi fatti, vabbè, tanto devo riposare dopo, per cui scarichiamo le bordate sui fuochi fatui, tu qua e tu qua. Cazzo, si telepippano i bastardi. Minchia, che batosta, ragazzi. Io mi dimentico sempre che questo non penso che possa servire a buttare a terra. Immune. Ok, è andata malissimo, devo imparare a giocarlo meglio, sto cazzo di gioco.
Allora, dicevamo che abbiamo le scorte. Allora, questo cos'è? Shock sistemico. Attacchi comprano la salita. Folgorazione. Ok, si sono un po' ripresi. Questa pergamena consunta e svendellata, un inchiostro sbiadito in questi tempi difficili. Avere altrettanta fede in noi stessi. Ok, I shall be mettiamoci discreet. in modalità osservazione. Che non c'è altro, mi pare. No. Ok, minchia che batoste che abbiamo usato. Allora, io quasi quasi dormirei per recuperare le ferite. Perché tanto abbiamo una cosa da campo di là che possiamo andare a prendere, una scorta. Almeno siamo tutti riposati e sistemati. Ok. Mi sa sulle balle che ne possiamo tenere. Mi sa sulle balle che ne possiamo tenere soltanto 4. Ok, allora. Ragnaccio. Andiamo avanti, vediamo se c'è dell'altro. 2 ragnacci. 3 ragnacci. Ok. Questo lo facciamo uscire dal combattimento. Che tanca. Immunità. Ok, questo è andato. Ci concentriamo su questo. Poi devo andare a spegnere il caffè. Cioè, tutte le ha. Ok. Allora, 2 secondi ragazzi che vado a prendermi il caffè e arrivo, eh. Ok ragazzi, rieccomi, perdonate l'attesa. Ok, allora, sacca di veleno di ragno. The better part of valor. Vediamo. Andiamo su di qua. Allora, questi cosa sono? Piccolo ragno d'avorio, piccolo ragno d'avorio, ok. Questo lo facciamo uscire dalla modalità. Ok. Bersaglio distrutto, perfetto. Avvelenato, vabbè, ma si riprende velocemente il ragazzo. Ok. Le macchie brunastre si scrostano sotto i tuoi stivali. Nice and quiet. Spirito, i cristalli nelle vicinanze illuminano di arancione il pavimento mosaico irregolare. Da certe angolazioni il simbolo in metallo sotto i tuoi piedi emette bagliori dorati. Mentre osservi l'aria scintilla come per il caldo estivo, polvere e aria sembrano mescolarsi finché una luminosa nebbia sottile ti appare innanzi. In quel bagliore confuso a volte si mescola la forma di un uomo delineato da ampie pennellate di aria e fumo. Chi sei? La tua voce smuove qualcosa. Lo spirito si anima con un'improvvisa luce folgorante. Un attimo dopo si ritrova con la mente travolta da paura e rumore. Sei nella sala capitolare. Chiarici e fedeli sono riuniti in una grande folla.
Il corpo e protesi in ascolto ti pressano, la tua afflizione è riflessa sui volti intorno a te, alcuni iniziati stanno piangendo. Qualcuno ha spento le candele, la sala è al buio, tranne il palco, illuminato da dietro. Davanti ci sono due persone in piedi, illuminate solo nel profilo. Un uomo sta gridando con la voce talmente rotta dal terrore che non riesce a capire cosa dice. La rettrice invece è calma, immobile. La sua forza ti accompagnerà in questi tempi bui. Percepisci questa speranza come una scintilla nel petto. Da qualche parte alle tue spalle qualcuno inizia a cantare. Lo spirito si separa da te con forza improvvisa e stordente e ti ritrovi barcollante davanti all'altare in rovina. Lo spirito svanisce nel nulla da cui era apparso. Ok. E troviamo qualcosa. Pergamena White, flame and sound. di marchio della natura. Ametista. Oh, ok, dai. Questa statua ha buona parte dei lineamenti del volto mozzati insieme a porzioni delle sue mani. Ok. E come vi dicevo, ragazzi, andare via in modalità furtiva è sempre comodo. Allora, vediamo, lì siamo passati, dobbiamo andare di qua. Ok, questo è un cucciolo di Skuldr, però voglio vedere se ce ne sono altri. C'è uno Skuldr, ok. Togliamo questo, modalità buttare a terra qua. Non tutti e tre. Ok, buttato a terra, perfetto. Se n'è andato. Incantesimo lanciato, urlo stordente. Vabbè, ci ha stordito solo. Abbiamo finito. Bestiario dei cuccioli, ottimo. Ottimo. Ehi. Ok, qua dovrebbe esserci qualcosa. Mostri dell'arcipelago di Morta Fiamma. Prendiamo. Però io vorrei cercare anche se c'è qualcosa in più. Ah, c'è un altro scomparto qua. Impero Edir parte 2, espansione e soldini, poi ce li leggeremo con calma. Allora andiamo a vedere la stanzettina di qua, mi sa che lo farò in due tornate. Il tempio cucciolo. Ehi. Disabilitiamo, carichiamo con lo scudo. Ok. Ricarichiamo con lo scudo e attacchiamo qua. Cazzo, me li ha storditi. Vabbè, ma non è un nemico pericoloso. Questi piatti sono infestati dagli insetti, ma il tavolo è ancora disseminato di cazze per d'aster di muffa. Ok, vediamo se c'è qualcosa da cercare qua intorno. Sembra al momento di no. Vediamo, andiamo qua giù. Qua non c'è, sembra non esserci nulla. Ah, aspettate. Queste pietre collate sono attraversate da forti e strette crepe, sterco e segni di artigli indicano il passaggio di diversi animali. Ok. Ok, abbiamo trovato. Ho scoperto qualcosa. What's Questa è una this? trappola. Allora, Gnatari è quella che ha il livello più alto di trappole. Non puoi disattivare la trappola. Vuoi farla scattare? No. Hey. Allora, prendiamo il nostro tank di fiducia. Guardiamo
Vuoi farla scattare? Sì. Not to alarm you, but I'm slowly dying of poison. Dardo benefico? Distrisce 41 danni perforante, sti cazzi. Ok. Tempra, volontà e riflessi. Questo è molto ottimo. E lo do a lui che è il... Dove cazzo l'ha messo? Eccolo qua. A lui che è il tank. Perché se ci va giù il tank, ragazzi, sono cazzi amari. Preferisco avere più resistente il tank. Ok, vediamo quanti sono. Sono due. Carica. Incantesimi utili. Protezione iconica no. Sigillo spingente no. Vabbè, va bene così. What? Cazzo, sono più. Ok. Bordata lì. Yes. Bordata qui. Bordata qua. E bordata qua. Ok, fatto fuori, perfetto. Ok. Minchia. Allora, aspetta che facciamo lo spirito. Una foschia riempie l'aria compattandosi in un'amalgama di polvere e nebbia. Si raccoglie nella sagoma di quello che sembra un nano, un profilo discontinuo che appare e scompare. Ma più forte della vista è la sensazione dentro di te, di una potente energia, fremi di rabbia, in preda a un dolore che sembra riversarsi nei tuoi pensieri, contaminandoli finché non senti l'afflizione come tua. Come un'onda devastante l'energia si infittisce e ti travolge, improvvisamente sei altrove, davanti a te c'è un corridoio in pietra illuminato con file di torce e cristalli scintillanti. Stai correndo, i tuoi passi riecheggiano nella pietra intorno, hai scordato di legarti i sandali e ti si stanno sfilando complicandoti la corsa. Sei in ritardo un'altra volta, il rito sta per iniziare senza di te. Odi il rintocco di una campana, ti galvanizza a riconoscere il timbro familiare distorto della mano destra, che rappresenta la prima delle luci dell'alba ad apparire nel cielo notturno e l'ultima a spegnersi al sorgere del giorno. Preghi disperatamente che questo sia il primo rintocco e non l'ultimo. La luce viene meno, come la memoria, quando recuperi la vista, lo spirito è scomparso. Hey. Segreti sepolti, vabbè, qua prendiamo tutto. Qui c'è un pungente odore di spezie, si sprigiona in uno dei piatti, gli altri sono pieni di tinture colorate e granaglie. Ok, cerchiamo se c'è qualcosa che si può tornare utile. Perché no? Ingredienti, ok. Qua niente. E qua niente. Mi sa, vediamo. Esatto, sì, perfetto. Allora, qui abbiamo finito. Occhiatina alla mappa. Passiamo di qua per andare di là. Ok. Oh cazzo, qua ci sono le campane. Allora, aspetta, devo tornare indietro e finiamo la parte qua su. E poi facciamo le campane. Aggiornamento missione segreti sepolti. La grossa non è la prima. Vediamo se sto giro la tengo al primo tentativo. L'altra volta quando avevo fatto Pillars non l'avevo azzeccato al primo tentativo, ma tipo al secondo.
Ok, lì c'è ancora qualcosa, lì c'è ancora qualcosa. Questo lo togliamo dalla modalità furtiva, lo facciamo caricare, lo facciamo buttare a terra. E poi gli altri attaccano. Ok, andato. Sì, è che sti bastardi t'avvelenano. Ok. Andati. C'è qualcosa qua sotto. Spada di qualità. 15 e 21. 15 e 21. Lacerazione, perforazione. Velocità medio, 15-21. Lacerazione danno, precisione contro deflessione, lacerazione perforazione. Però a me piacciono le spade lunghe, per cui gliela do a lui. Lacerazione e perforazione. Ok. Danno 15-21 da lacerazione e da perforazione. Secondario da impatto. Ok, buono, buono, buono. Questo lo mettiamo qua. Scudo medio lo mettiamo qua. Ok. All right, then. Controlliamo qui le cose. Dialetti, ok, i libri li teniamo. Queste pergamene di preghiera sono ricoperte da una sua statua di sporcizia e polvere. Cazzo, se giocassi ancora in Neverwinter Night nel server dove giocavo prima, la mia nana diventerebbe pazza. A simple test, that's settled. Vabbè, tutto questo per una balestra. Porca zozza. Speravo in qualcosa di più fico. Allora, il grande cervo occidentale, il libro dei versetti. Prendiamolo. Ok, togliamoci dalla modalità furtiva e andiamo qui alle campane. Diari. Scusate. Minchia. Però frammenti in offesa. Nel tempio ho incontrato un uomo. Ok, qui ti ho accennato che il tempio è come il segreto. Ho visto una sorta di spirito al tempio. Riti secondo il mondo. Rintocchi del canale. Il primo e l'ultimo, a quanto pare, vengono da una delle più piccole, la mano destra, che possiede un timbro caratteristico di solo. La porta del canale ferro sono esistenti. Il primo e l'ultimo, a quanto pare, vengono da una delle più piccole, la mano destra, che possiede un rintocco caratteristico distorto. Per cui il primo e l'ultimo è questa. Vediamo quanto. Allora. Suona le campane. Suona la campana piccola a destra. Suona la campana. Tutte e tre le campane proviene un tentino dolce e melodico prima che le voci discordino davanti a unirsi in un poderoso crescendo sonoro. Sembra colmare tutto il tempio. Una cosa trasciana come un fiume in piena che annulla ogni altro pensiero. Quando i rintocchi si affievoliscono, senti uno scricchiolio proveniente da dove si trovano le porte e aprirsi il passaggio verso i piani inferiori. Cazzo, le ho aperte il primo colpo. Nevica. Vabbè, ragazzi, io direi che per oggi è tutto.
vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!